Buongiorno. Vale 15, sono a 460. 470 e 30 fanno 500, ho vinto ancora. Basta, non voglio più fare questo stupido gioco. E poi da queste parti non ci sono più quasi animali, ma solo case. Allora conta le bandiere, valgono 15, ce ne sono tante. Non si possono contare le bandiere dei campi da golf. Papà, glielo dici tu che non è possibile farlo? Secondo il regolamento internazionale dei giochi, l'autista deve rimanere neutrale. Esagerato. TRF Corporation Microchip International. Accidenti, sembra il paradiso dei computer. I computer non vanno in cielo. Che ne sa una ragazzina di computer? Robby, ti ho detto che non devi parlare così a tua sorella. Chris vuole essere come te perché ti vuole tanto bene. No, non è vero. Matt, non riesco ancora a credere che sia vero. Direttore responsabile dei progetti speciali. È incredibile, lavorerò per una grande società. Oh, sei un uomo in gamba, hanno bisogno di gente come te. Non ti dispiace di essere venuto qua, vero? Mi dispiace soltanto d'aver buttato via questi anni. Ore insensate, lunghi inverni con la neve alta fino al gomito. Però sono stati anni belli, Matt. No, sono stati degli anni grigi. È ora che noi Winslow uccidiamo un po' la bella vita, no, ragazzi? Già! A me piace la neve. Perché non l'hai mai spalata? Ehi, ragazzi, quello è il palazzo dove lavorerà papà. A dire il vero non mi piace proprio. E perché no? Perché non si vede la gente che c'è dentro. Eccoci arrivati. Allora, che ne dite? Non vedo l'ora di entrarci. È il nostro castello, tesoro. Mi piace. È così bella. Te l'avevo detto che ti sarebbe piaciuta, avevo ragione, no? Entriamo! E non avete ancora visto cosa c'è dietro la casa, un bel prato grande. Oh, amore, perfino meglio di quanto pensassi. Ed è tutto nostro. Anche l'ipoteca. Ehi, Chris, aspettami. Allora, meglio tardi che mai. Dica la verità, aveva mai visto una cucina così bella? Matt, ora ti preparerò il miglior pranzo della tua vita. Che rumore. Dove vuole che metta questa la valigia? Oh, faccia attenzione. È come se avesse il ventunesimo secolo tra le... Aspetta un minuto. Dove lo metto? Di là. E tu giù dalla poltrona. Matt, voglio che porti tutte le tue apparecchiature e le invenzioni nel laboratorio e che le tenga sempre lì. Ma questa è una mia creatura. Fa parte della famiglia, Pat. Matt, non importa. Desidero tanto che questa sia una casa, non un laboratorio. Poiché ti amo, sai cosa farò? La porterò in laboratorio. È una bella idea. Che cosa fai? Stai giocando? No, questo è un inventario. Così posso sapere se mi perdete qualcosa. Ehi, noi non sbagliamo mai nulla. Sì, invece, manca già un pacchetto di caramelle. Beh, guarda in giro. Potrebbe essere dovunque. E ragazzi d'oggi? Io non li capisco. Grazie.
Non riesci a dormire perché sei in un posto nuovo. Vedrai che presto ti ci abituerai. Here we sit like birds in the wilderness, birds in the wilderness, birds in the wilderness. Here we sit like birds in the wilderness, waiting to be said. Ah, finalmente è l'uomo delle pizze. Non credo che sia lui, di solito bussano alla porta principale. Forse è uno zombie. Mamma! Ehi, 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 ehi. Un giorno di questi ti darà un sacco di botte, brutto cattivone. Mm. Questo è un compito che spetta al capo di casa. Vuoi controllare? Certamente no. Sono zombie, certamente. Si comportano proprio in questo modo. Ti prego, Rob, smettila. Resta lì. Ma chi saranno? Oh. Ma chi siete? Sei sempre il solito. Ciao piccolino. Che spavento. Ciao. Proprio uno spavento. Tu sei il genio. È molto carino. Ti sei messa paura, vero? Sì, tanto. Gli abbiamo fatto proprio un bello scherzo. Senti, ti ho portato questi. Per ora sono gratis, ma se ne vuoi altri mi devi dare qualche cosa. Ovvio, non è cambiato affatto dai tempi del college. Ha sempre lo stesso senso del... No, forse devo dire che è diventato ancora più pazzo. Ok, ragazzi, forza, forza, servitevi pure. Le maschere sono state un'idea di Tom, non mia. Ci stiamo preparando per un gran ballo in maschera che daranno al club. Davvero? Comunque, benvenuti in paradiso. Grazie. Andiamo a prendere del vino. Ti faccio vedere la cucina. Va bene. Sai, volevo dirti che quando ho saputo la grande notizia che saresti venuto, sono stato così felice che non hai idea. Devo ringraziarti per avergli parlato. Niente affatto. Si è sparsa la notizia della tua invenzione. E quando l'hanno saputo alla società, ti hanno voluto subito nel progetto. Tu sei un uomo intelligente, brillante, capace. Sei un genio. Chi lo sa, forse hai ragione, Tom. Hanno saputo dei miei sensori, vero? Sì, certamente. E poi, avendo alle spalle una grande società come questa, andranno benissimo. Sì. Io li venderò. Sarà una fortuna per te e per me. Intanto mi prenderò cura dell'esemplare numero uno. Facciamo un po' di musica per festeggiare. Sì, che bello. È proprio come ai vecchi tempi. Patricia ha una pianista che lotta per emergere. Vi ricordate? Cantavamo intorno a quell'orribile vecchio piano del dormitorio. Ma è lo stesso strumento. No, ma vale quanto quello. È solo un pochino scordato. Soltanto un po'. Ah, non vi preoccupate, i giorni dei piani scordati e dei vecchi mobili ormai sono finiti per voi due. Ora dovete rilassarvi. Agli amici, al successo. Cin cin. Cin cin. I giorni dei pianoforti scordati e dei vecchi mobili sono finiti, Matt. Qua, disse il pappagallo quando finalmente avvistarono l'isola, e lì vissero sempre felici e contenti. E comprarono un appartamento a Miami Beach. Oh, papà. Oh, papà. Chris, ora cerca di dormire. Fa la brava bambina, dammi un bacio. È ora di dormire con gli angeli, mio piccolo tesoro, ok? Ok. Ciao. Buonanotte. Buonanotte. Chi vince? I soldati plasmatici mi hanno abbattuto 3 caccia, ma io ho fatto naufragare la loro scorta navale nell'iperspazio. Bene, ora che la galassia è salva, potresti anche metterti a dormire, no? Sì. Allora, se ho salvato la galassia, perché non posso andare all'Halloween party? Jimmy ci andrà. Chi dice che non puoi? Jimmy ha detto che possono andarci soltanto i soci. È a quello stupido club. Loro ne sono soci? Lo diventeranno.
Lui dice che tutta la gente che abita da queste parti è socia del club oppure cerca di farne parte. E tu cosa ne pensi? Che Jimmy è un ottuso. Conserva sempre la tua mentalità aperta. È uno dei tuoi lati migliori. Ora dormi. Delle porte della Terra. Avvisiamo che degli invasori si stanno avvicinando alla sua galassia. Ciao, caro. Ciao. Come stanno Chris e Robin? I ragazzi stanno bene. La casa è bella. Il cane è tranquillo. Va tutto bene, amore. Hai una pallida idea di quanto ti amo. È come se non ti vedessi da un milione di anni. Amore. Come ti senti dopo la prima notte? Ho dormito come un ghiro. Ah. Matt Winslow, ti presento Larry Ferris. Piacere. Larry mi proporrà come socio allo Steaming Springs, il club. Sì, Thomas mi ha detto tutto su di lei. Talvolta Peterson parla prima di pensare. La Microdigitech vorrebbe che facesse il contrario. Benvenuto a bordo. Grazie. Tuo amico Ferris non mi sembra molto socievole. No, vedrai che ti sbagli. Forse oggi era un po' scontroso perché ho dovuto venire col mio macinino. Di solito qui non fate a turno. Con Ferris? No, no, lui è il mio capo. Sai, aveva bucato e credo che fosse un pochino nervoso. Già. Te lo immagini, Ferris nella mia vecchia auto doveva sentirsi morire. Grace Anderson, le presento il mio vecchio amico Matt Winslow. Piacere di conoscerla, signor Winslow. Mi chiami pure Matt. Le ho messo il regolamento della direzione sulla sua scrivania. Oh, grazie. La Grace è una perla. Allora, questo qui è il mio ufficio. Credimi, non c'è molto da vedere, quindi andiamo subito nel tuo, che è qui vicino, praticamente okay. La porta accanto. Eccolo qua. Niente male per uno che inizia, no? Sono d'accordo. Adesso andiamo a vedere la tua creatura. Va bene. Come dicevo, il governo vuole un uomo su Venere entro 3 anni e quando sarà lassù indosserà una tuta costruita dalla Microdigitech e perfezionata da te, amico mio. Che cosa ne pensi? Trovo tutto molto interessante. Ne ero sicuro. Quando sarà su Venere farà un pochino caldo e vogliamo essere sicuri che non diventi una patata bollita. Ok, ora guarda il braccio. È anche armato. Arma fuori. Sparo. Che male, che male. È micidiale, nulla gli potrà resistere. Finché non si rompa. Ora guardate questa, inserisci la nuova arma. A proposito, come ti piace la bistecca, al sangue o ben cotta? Ah, medium rare. Grazie. Procedete. Allora, è eccezionale oppure no? Non c'è male. Non c'è male? Oh. No, niente affatto. Eh? Quali meccanismi ci avete montato finora? Bene, per ora sulla tuta noi abbiamo la radio, le armi e l'ossigeno. Tutto ciò che tiene in vita un uomo. Adesso aspettate e aggiungere i tocchi finali. Ci vuole un computer da collegare ai miei sensori. Sì, esatto. Noi vogliamo una tuta completamente autonoma, una tuta intelligente. L'uomo dentro deve sentirsi un pilota, non un salame abbandonato a se stesso. Dammi 2 settimane e questa tuta penserà.
informerà il suo occupante di ogni forma di vita pericolosa intorno a lui. Automaticamente. Temperatura, atmosfera e anche gli altri esseri in zona. Anche gli altri esseri che saranno in zona? Vuoi dire che potrai individuare la presenza di esseri non umani? Amico mio, realizzeremo una tuta per il 21° secolo. Ormai il 20° è quasi finito, giusto? Sai, Mary mi ha portato a quel grande magazzino di mobili. Immagini come sarebbe questa casa completamente rinnovata. Chris, vieni a fare colazione. Al divano mettiamo una tappezzeria nuova, se non possiamo comprarne un altro. Mi stai ascoltando? Mm-hmm. Matt, sai cosa ti dico? Questa casa sembra un convento. Sì, lo so, è bella e confortevole. Desidero cambiare l'arredamento. Voglio una casa carina e accogliente. Siamo adulti ora. Tu lavori per una grande società e io sono la moglie di un direttore. E non voglio che gli amici dei nostri figli ridano della nostra casa. Val, mettere in mezzo i ragazzi non è degno di te, Patricia. Non ti vergogni di portare a casa i tuoi amici, vero, Robby? Quali amici? Come va la scuola, Robby? Ha sbagliato il compito di matematica. Cos'è? Hai avuto un'insufficienza? Sì, è stata una giornataccia. Ciao, Jimmy. Salve. Su, entra. Grazie. Tua madre è con te? No, ora è al club. Domani diventeremo soci. E papà e mamma sono andati là per firmare delle carte. Non so perché altro. Ah, è magnifico. Ciao. 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 Lui è Billy Ferris. Tuo padre lavora per suo padre. Sai, gli ho parlato dei tuoi computer e di tutto il resto. Ciao. Hai l'astro bomber? Sì, certo. Vuoi scommettere $20 che tu perdi con me? Io non scommetto denaro, ma con te mi giocherei anche questa casa. Andiamo. Questo è mio figlio. Come sono vecchi questi mobili. Compreremo dei mobili nuovi. Oh, Matt. Ti amo tanto. Lo so, cara. La tua scorta navale è stata distrutta nell'iperspazio. Ehi, ma che fai? Non mi batte nessuno, nessuno! Cosa c'è da guardare? Niente. Vuoi venire a mangiare un biscotto? Certo. Su, andiamo a prenderli. Sono stato con gente più loquace ultimamente. Papà, il motivo per cui non stiamo parlando è che Billy Ferris... Cosa ha fatto Billy Ferris? Oh, niente, mamma. Dannazione! Tutto bene, ragazzi? Aspettate qui. Sì, mamma. Sì. Non muovetevi, eh? D'accordo. Sì, sì, papà. Ma chi le ha dato la patente? Poteva anche ucciderci. Ho due bambini in macchina. Mi dispiace tanto. Avevo molta fretta, è stata tutta colpa mia, lo riconosco. Sì, ha ragione, è tutta colpa sua. Qual è la sua assicurazione? Santa, vorrei poterla accontentare, Matthew. Ma purtroppo ho tanta fretta. Chris e Robby non si sono fatti niente, vero? E Patricia? Sì, stanno tutti bene, ma... Tom Peterson mi ha detto tutto su di lei e sulla sua bella famiglia.
Può darsi che lei verrà a trovarmi presto al club. Non la conosco neppure. Jessica Jones. Sono il direttore del club. Lieto, signorina Jones, ma vorrei ancora sapere il nome della sua assicurazione. Signor Winslow, non è necessario. Le ricordo che la signorina Jones ha fretta. Sì. E le chiedo ancora scusa per questo inconveniente. Inconveniente? Cosa dice della mia auto? Lo so che per lei è una sciocchezza, ma è l'unica che ho. Dovrò riparare la macchina. Non si preoccupi, saranno soddisfatte tutte le sue richieste. Ora, perché non ritorna dai suoi, eh? 20 anni non mi è mai capitato di trattare un incidente in questo modo. Matthew. Non le dispiace se la chiamo per nome, vero? Scusi, ma come si permette? Qui siamo una piccola comunità dove ci fa piacere considerarci tutti amici. Per questo noi ci comportiamo in questo modo. Ha capito qual è il nostro modo di agire? Sì, certo, e non mi piace. Andiamoci, Matt, è inutile discutere, non ti pare? Salve, ragazzi, buona giornata. Signora Winslow, guidi con prudenza, Matt. Siete stati accettati come membri del nostro circolo e con questa simbolica entrata nella nostra antica primavera rinunciate per sempre al mondo terreno. Ora immergerete voi stessi nella protettiva ed esclusiva zona del nostro club. Rinunciate a tutto per il club? Rinuncio. Ora entrate nella primavera e vedrete la sua potenza. Ok, proviamo. Su, dai, mettilo. Allora, sei pronto? Ah, sì. Inizia con i sensori termici. -21°C. 70°F, la temperatura interna. Va bene. Ok. Ora inquadra il fiammifero nel quadratino centrale. 926°C. 1700°F. È la temperatura della fiamma. Perfetto. Ora i dati sulle cose. Non muoverti. Non guardarmi. Sei pronto? Creatura terrestre buona e magnifico, funziona! Fermo, aspetta, aspetta. Pronto? Oggetto terrestre innocuo. Ora dobbiamo fare in modo che il casco possa indicare la presenza di forme di vita non terrestri e la loro eventuale pericolosità. E come sarà possibile? Sto lavorando sul computer per dargli dati diversi da qualsiasi forma di vita esistente sulla Terra. Dopo aver fatto questo, vedremo come reagisce il casco. Passi il servizio di sicurezza. Mi scusi, non importa, è un falso allarme. Grace, non sa che è vietato entrare. Se la trovavano qua, poteva essere licenziata. Senta, se lei deciderà di denunciarmi, io capirò, signor Winslow. Faccia come le dice la sua coscienza. Schedario del personale. Ho qui qualcosa che vorrei lei leggesse. Matt Winslow, è qua dentro? Sì. Oh, salve. Harry Thompson, presidente della società. Piacere.
Matt, sì. Venga con me, voglio presentarmi una persona. Va bene. Jessica, mi permetta di presentarle Matt Winslow, la signorina Jones dello Steaming Springs Country Club. Salve, Matt. Ci rivediamo. Già vi conoscete? Oh, abbiamo già avuto il piacere di incontrarci una volta. È un uomo degno di entrare nel suo club. Ho sentito grandi cose su di lei. Grazie, signore. Volevo chiederle di far vedere alla signorina Jones il suo laboratorio. Può entrarvi solo il personale autorizzato. Non si preoccupi, la signorina non è un'estranea. Le mostri la tuta e poi venga nel mio ufficio. Mm. Sì, signore. Da questa parte. Questa è la memoria del computer principale che ci riporta alla tuta, che sarà del tutto automatizzata, resistente al fuoco, anticorrosiva e avrà anche la capacità di poter individuare... Ha fatto sport al college. Cosa? Sport. Sì, ho fatto un po' di canottaggio. Questo casco... Lo sapevo, l'ho capito dalla struttura muscolare del suo corpo. Snello e ancora molto forte. Devi diventare socio del club, Matthew. Ci sono attrezzature sportive e tante altre cose piacevoli da fare. È per persone importanti o che avranno successo, come lei. Scusi, ma non mi interessa diventare socio. Non sa quanto una cosa del genere potrebbe aiutarla. Va bene, vuol dire che ci penserò. Prego, da questa parte. Vuole seguirmi? Dov'è Tom? Nel suo ufficio. Davvero? Ma come? Il suo ufficio è vuoto, non c'è più niente. Nel suo ufficio, stanza numero 3, al piano direzione. Torno subito. Matt, desideravo dirle... Grazie. Di niente. Allora dimmi, di chi è questo ufficio? È tuo, Tom? Mm-hmm. Sei stato promosso. Complimenti, hai avuto una promozione. Non sei eccitato? Sì, certo. L'aspettavo da molto tempo. Ma come? Dovresti dondolarti al lampadario. Sì, vorrei tanto farlo. Ma come posso con questo nuovo tipo di illuminazione? Mi fa piacere. Allora... Vuoi darmi il tuo consenso? Per cosa? Presentarti al club. Oh no, anche tu. Io posso farti entrare, sono molto amico della signorina Jones. Mi sembra che sia molto amica di tanta gente. Thompson, il nostro presidente, mi ha chiesto di farle vedere quella che dovrebbe essere la nostra tuta top secret. Sai cosa significa? Se diventi socio, cominci a frequentare gente importante che conta. Sì. Senti Tom, apprezzo molto quello che stai facendo, ma non sono sicuro che vada bene per me, questo è tutto. Sarebbe un bene per i ragazzi, un magnifico ambiente sociale per Patricia e un ottimo trampolino di lancio per te. Oh, Matt, se vuoi veramente far carriera da queste parti, devi imparare le regole del gioco, passare sul corpo degli altri, frequentare la gente che è socia di quel club. Questa è la realtà della vita. Forse della tua vita, non della mia. Grazie per i tuoi consigli e per ciò che stai cercando di fare. Ti saluto. Devo tornare a programmare la tuta. Stammi a sentire, Matt. Scusami, ma non rientra nella mia mentalità. Lasciamo stare. Congratulazioni ancora. Grazie. Bel vestito. Grazie.
Salve, ciao, come state? Che bella musica. Ah, grazie, abbiamo fatto accordare il piano. Ah, molto bene. Forse loro ti daranno fastidio. Oh, no, niente affatto. Ehi, tu, piccolina, sei pronta per il nostro party del sonno? Bene. Ragazzi, Jenny, Jimmy e Billy sono qui. Venite sopra. Ragazzi, andate su. Grazie, ti sono davvero molto grata. Figurati, è un piacere. Mary! Hai un'automobile nuova. È carina, non è vero? Oh. Me l'ha comprata Tom, è solo una macchinetta per girare qua. Solo una macchinetta? Stai scherzando? È magnifica. Direi che è una signora auto. Bene, scusami, ma ora devo andare. Oh, come vorrei che anche tu fossi social. Le feste al club sono così divertenti. Ci sarà tutta la gente che conta. Oh, sai cosa voglio dire? Vorrei solo che Matt non fosse così testardo. Ciao. Non abbiamo avuto una vita facile, Matt. Voglio una fetta della torta. E se il club può aiutarci ad averla, non vedo proprio che cosa ci sia di male. Non credo che sia un crimine volere qualcosa che ci meritiamo. Patricia, chi è ora che non ascolta? Sto cercando di dirti cosa provo. La gente è pronta a far tutto pur di far carriera, non importa quel che costa. Non sa far altro che parlare di quel dannato club. È una cosa che fa paura. Sono spaventato. Sono metodi che non accetto. Forse tu hai paura. Paura del successo. Matt! Guardare queste cose, ti verranno gli incubi. Non doveva farlo. Vai a letto. Ho detto di andare a letto, hai capito? Si è messo paura, signor Winslow. Date tutti a letto. A letto subito, capito? Buongiorno, Grace. Ci sono novità? Buongiorno, signor Winslow. Sono Tracy Winters. Dov'è la signora Anderson? Il signor Thompson l'ha fatta andare via. Le ho fissato la riunione con lo staff alle 11 in punto. I nuovi dati sulla sua tuta li troverà sulla scrivania non più tardi delle 3. Ma cosa è successo alla signora Anderson? Non ne ho la minima idea. Ma posso dirle che quando il signor Thompson prende una decisione, lo fa per una buona ragione. E non si discute. Capisco molto bene la sua posizione, ma la signorina Anderson non era quella che si dice una colonna della società. Colonna? Ma di cosa stiamo parlando? Di persone o di palazzi?
La verità è che non eravamo molto sicuri di lei. Alla Microdigest esigiamo assoluta lealtà dai dipendenti. Lealtà? Era la migliore segretaria che io abbia mai avuto. Quando è stata presa una decisione, ci aspettiamo che gli impiegati mettano da parte i sentimenti e collaborino. Sarebbe un peccato se lei compromettesse il buon lavoro che finora ha fatto per noi. Va bene, non ne parliamo più. Non deve prendersela. Sono sicuro che possiamo raggiungere un compromesso. Se la penserà allo stesso modo, tra 2 settimane riavrà la signorina Anderson. Cosa ne dice? Va bene. 2 settimane. Bene, bene. Abbiamo sistemato questa faccenda. Don Peterson mi ha detto che lei diventerà socio dello Steaming Springs. Davvero? Fantastico. Davvero fantastico. Desideravo tanto che lei diventasse uno di noi. Il club è un posto speciale. Continui il suo lavoro. Allora siamo d'accordo. Ci sono dei giardini molto ben curati. Un magnifico campo di golf, una pista per l'equitazione. Ecco, laggiù ci sono i campi da tennis. Beh, c'è una splendida vista, come notate, no? È vero, Tom. Così avete potuto farvi un'idea. Sapete che sono il responsabile del settore vendite e non so cosa di voi due abbia fatto risvegliare in me l'anima del commerciante. Allora, Ned, sentiamo cosa ne dici. Non vedo il campo per il basket. Oh, fammi il piacere, fa la persona seria. Cosa c'è là dentro? Lì? Oh, laggiù c'è... Forse posso esserti d'aiuto. Oh, sì. Credo che tu conosca la signorina Jones. Sì. Sì. Patricia Winslow, lei è Jessica Jones. Matt, è un piacere rivederla. Salve, Patricia. Molto lieta. Io le sto ammirando il vestito, devo dirle che è incantevole. E il colore bianco le sta davvero bene. Grazie, signorina Jones. Spero sinceramente che noi due diventeremo presto buone amiche. Quindi la prego di chiamarmi Jessica fin da ora. Prego, venite, vi faccio vedere il club. È un fatto insolito, non permette a nessuno di chiamarla per nome, è come se fossi già socio. Vai, vai. Ehi! Questo è il mio posto preferito. Incoraggiamo tutti i nostri soci ad allenarsi sempre e mantenersi in forma, magri. Ma tu lo sai già quanto è importante, vero Patricia? Ciao, Elisabeth. Frank Stepson, presidente della Computer Corporation. Matt Winslow, della Microdigitech. Piacere. Piacere. Appena diventerà socio, vorrei parlarle di quella tuta spaziale a cui sta lavorando. Mi hanno parlato molto bene di lei. Noi siamo una famiglia molto affiatata. La notizia dell'arrivo di nuovi soci si diffonde presto, anche tra i più alti livelli. E una volta che avete superato il nostro periodo di prova durante il quale ci conosceremo a vicenda, il test finale è solo una formalità. Quanto tempo ci vorrà, Jessica? 4 settimane, forse 3. Dipende da quanto tempo impiegherete ad ambientarvi. Certamente non ci saranno problemi. È gentile a dirlo. Non è tutto molto bello, eh? Oh, sì. Robbie e Chris, se vogliono, potranno venire alla festa di Halloween che diamo ogni anno con tutti i loro amici. E voi, naturalmente, dovrete già essere soci effettivi, però. Ora capisco perché tutti i ragazzi della zona si sforzano di mettere paura. Se volete seguirmi, vi accompagno nella sala riunioni del nostro club. Thank you.
Credevo di averla persa, Matthew. Mi era sembrato di sentire qualcuno che gridasse aiuto. Forse era qualcuno che gridava in stato di estasi. A volte il piacere si esprime urlando. No, veramente sembrava... Lei non deve più preoccuparsi del denaro, d'ora in poi. Ma deve pensare al potere e dedicarsi al piacere, d'accordo? Sì, lo farò. Si fidi di me. Matthew, io tengo a lei. E sarò io che penserò a far sì che il tempo che passerà qui al club sarà il più piacevole possibile. È meglio che torni da Patricia. Matt, ma dove sei stato? Te lo dico dopo, andiamo via di qui. Aspetta, caro, Jessica ci ha invitato a pranzo e io voglio andarci. T'ho detto, andiamo! Non puoi mica trattarmi come una bambina. Allora vuoi pranzare con Jessica? Fai come vuoi. Certo che lo farò. Perché non ti iscrivi, Patricia? Conoscerai tutta la gente io. Matt, per favore, vieni con me. No. Vieni tu con me. Era là Jenny? Sì, Jenny e Jimmy erano là con altri ragazzi. Li ho aiutati a fare le decorazioni per la festa di Halloween. Senti, in piscina c'è il trampolino. Allora mi hai perdonato? Sì. Non allontanatevi troppo, fra poco andiamo via. Va bene, non ti preoccupare, mamma. Cosa c'è, Patrizia? Mi sembra un po' preoccupata. Beh, è così gradevole stare qui. A me piace molto, davvero, e vorrei che Matt la pensasse come me. Vorrei tanto sapere perché questo posto spaventa alcune persone. Terrorizza Matt tanto da fargli pensare che deve difendersi da noi. E impaurisce lei da farle credere che siamo così formali da non fare eccezioni al regolamento per qualcuno che chiaramente appartiene a questo club. Signorina Jones. Jessica. Jessica, temo di non aver capito bene. Le ho appena detto che se lei desidera iscriversi, anche i suoi ragazzi lo vogliono. Non c'è ragione che il club sia rigoroso riguardo all'articolo che richiede l'iscrizione di tutta la famiglia. Vuol dire che i ragazzi e io possiamo iscriverci senza Matt? Sì, certo, e perché no? Perché mai i ragazzi dovrebbero perdersi la festa di Halloween e lei dovrebbe rinunciare alla compagnia della gente che preferisce? Naturalmente vorrà pensarci. Quando possiamo farlo? Patricia! Roby, Chris, siete stati accettati come membri del nostro club. E con questa simbolica entrata nella nostra antica primavera, rinunciate per sempre al mondo terreno. E ora immergerete voi stessi nella protettiva ed esclusiva zona del nostro club. Rinunciate a tutto per il club? Rinuncio. Rinuncio.
Entrate ora nella primavera e vedrete la sua potenza. Andrà tutto bene. Vada avanti. Quando mi sono svegliato, per un minuto ho pensato di essere in un'altra casa. Ho solo il tempo per bere una tazza di tè. Come siamo carine oggi. Grazie, caro. Ho creduto giusto di farti dormire un po' di più stamane. Come sei buona. Allora cosa mi nascondete? Avete rotto l'auto mentre dormivo? È successo qualcosa al club? Su, coraggio, confessate. Il club è fantastico, papà. A noi piace molto. Vorremmo che tu ti iscrivessi. Robby, fai entrare Albert. Tesoro, credo che il cane stia benissimo là fuori. Vieni, Albert, vieni, bello. Cosa c'è? Fuori da questa casa, stupido cane! Sta lontano da qui! Patrice, ma cosa fai? Ha chiaramente paura di qualcosa, così lo spaventi di più. Mi dispiace, Matt, è solo che stava ringhiando ai bambini. Sai bene che io non vorrei Vado assolutamente... a vedere che cos'è. No, tesoro, sei già in ritardo per il lavoro, va pure. Lo porterò dal veterinario. Forse ha mangiato qualcosa che gli ha fatto male. Ok, caro? Beh, ci penserò io. Non ti preoccupare. Va bene. Per un secondo ho pensato che avesse paura di voi. Non essere sciocco. Buona giornata, tesoro. Penserò io ad Albert. Arrivederci. Hai tempo, Jenny? Vuoi una birra? No, grazie. Non oggi, Tom. Sei preoccupato per qualcosa? Sì, per la mia famiglia. E questo ti tiene molto in ansia? Oh, no, è solo che mia moglie e i ragazzi mi sembravano degli estranei questa mattina. Incomincio a pensare che in questi giorni viviamo in due mondi diversi. So di cosa si tratta. È una cosa che tu ti rifiuti di fare. Ma tua moglie e i tuoi figli vogliono che ti iscrivi al club. No, tu non lo sai. Vedi, sono cambiati, Tom. Anche il cane di casa non è più lo stesso. È tutto così strano. Balle! Senti, io non sono cambiato affatto, sono come prima. Solo che ora ho avuto una promozione e spendo tanti soldi in benzina. Pensaci. Signorina? Pronto? Pronto, parlo con Matt Winslow. Lei si ricorda della signora Anderson, non è vero? Chi? Oh, Grace, sì. Io sono Walt, suo marito. Dirigo una clinica per animali e un canile. Sì, mi aveva detto che suo marito era veterinario. C'è qualcosa di cui desidero parlarle. Spero non le dispiace che le ho
telefonato in ufficio. No, no, niente affatto. Anzi, le dirò che io stesso avevo intenzione di chiamare Grace. Oh, mi dispiace, mi ero allontanato un momento dalla scrivania. Vuole che risponda io a questa telefonata? No, no, grazie. È una telefonata personale. È mia moglie. Lei può andare a casa, signorina Winters. Va bene. Buonasera. Qual è il suo indirizzo? Signor Anderson, è bello qua. Non c'è paragone col mio ufficio. Allora, cos'è successo? Stamane sua moglie ha portato qui il cane e ha detto di aver letto il nostro nome su un biglietto che Grace aveva dato a lei. Sì, ricordo. Il biglietto era sul frigo. Ha detto di aver portato qui l'animale perché stamattina aveva attaccato i suoi bambini. E aveva deciso che doveva essere l'ultima volta. L'ultima volta? Ha detto che il cane è diventato furioso da un giorno all'altro, probabilmente per un tumore al cervello, e poteva essere pericoloso per le persone. Cosa? A questo punto io ho detto che avrei ucciso il cane. Non c'era altro da fare. Non capisco più mia moglie. Lei amava quel cane. L'ha fatto. Lei voleva guardare. Le ho detto che non opero a quel modo. Allora ha ribattuto che avrebbe portato il cane altrove. E continuava a dire quanto fosse pericoloso e come dovesse essere ucciso. Allora le ho detto che l'avrei fatto non appena se ne fosse andata. E che non c'erano altri veterinari in questa zona. Per farla breve, le ho detto una bugia. Non mento mai. Ma stavolta sì. Ehi, Albert, vieni, vieni qua, Ben. Ehi, come stai? Ciao, Ben. E ora mi dica, secondo lei questo cane è pericoloso? Ti avevo sentito entrare. Cosa c'è? Senti, Patricia, il colore... Non volevi qualcosa di più... allegro? Oh, è vero. Beh, ho parlato con Jessica e lei mi ha detto che questo è il colore che va di moda. Hai avuto una giornata pesante, vero? Patricia, dov'è il cane? Vuoi dire Albert? È dal veterinario? Ho parlato con lui, Patricia. È il marito della mia ex segretaria, ricordi? Lui mi ha riferito a cosa hai fatto. E anche cosa hai detto.
tutte quelle frottole. Senti, io cerco di darti sempre tutto ciò che vuoi, Matt. Io cerco di essere una moglie perfetta, una madre perfetta, un amante perfetta. Ti do tutto ciò che vuoi e tutto ciò di cui hai bisogno. Non credo, caro, che per tutto questo ti stia chiedendo troppo in cambio. Tutto ciò che vorrei è che tu trascorressi più tempo con i bambini e con me. Insomma, che ci preferissi ad un cane che forse alla rabbia o anche peggio. Confesso, non ti capisco proprio. Matt, vorrei tanto che tu ti dedicassi di più a noi tre. Quel che basta per rimanere uniti. Stacci più vicino. Avvicinati a noi prima che diventiamo una famiglia di estranei. Va bene, Patricia. Farò come vuoi. Starò più tempo con voi. Oh, amore mio. Mi hai spaventato. Stai bene? Sì, certo che mi sento bene. Cosa t'ha preso? Niente, tesoro, sto bene. Ti sto solo provocando. Non l'hai capito questo? Ah, ho voglia di giocare con te. Ma sei forse impazzito? Voglio solo fare l'amore con te. Non mi desideri anche tu, caro. Tesoro. Perché fai così? Voglio solo fare l'amore con te. Questo è tutto. Ti desidero tanto, voglio essere tua. Sei iscritta al club senza di me. Pronto? Walter, sono Matt Winslow. Dica a Grace, non è ancora tornata. È morta, Matt. Cosa? La polizia stradale dice che Grace deve essersi addormentata al volante. Non lo so. È uscita di strada ed è finita contro un albero. Mio Dio. Walt, mi dispiace tanto. La sua auto ha preso fuoco. Di lei non è rimasto nulla.
Matthew. Avevo dimenticato che oggi sarebbero arrivati i mobili nuovi. È incredibile come una casa possa sembrare diversa. Aspetta. Anche il piano è nuovo. Non l'avevamo comprato, no? Non trovi che è uno strumento meraviglioso? Non mi hai sentito suonare? Sì. Sai, non suonava così la dolce Patricia che conoscevo. La dolce Patricia? Insomma, che vuoi da me? Perché non andiamo più d'accordo? Non lo so. Senti, Matthew, ciò che ora voglio è il potere. E possiamo averlo se ci iscriviamo al club. Possiamo avere il potere e tutte le cose che vogliamo. Credo di aver perso un po' il controllo, Matt. Scusami, ma dovevo dirti quello che penso. Dimmi dove hai preso questo piano. Beh, tu non mi crederai, ma per dimostrare che l'altro giorno le siamo piaciuti, lei ce l'ha regalato. L'ha regalato a me. Chi? La Jones? Jessica. È una donna fuori dal comune. Sì, hai ragione. Ho qui qualcosa che vorrei lei leggesse. Matt Winslow. Desideravo tanto che diventasse uno di noi. Alti livelli. Promosso a vicepresidente. Promosso a direttore del settore dati. Promosso a direttore amministrativo. Sono stati tutti promossi. Quanti erano soci dello Steaming Springs Country Club? Non farli volare via, per favore, eh? Come va, Tom? Bene, bene, Larry. Muoviti, la signorina Jones vuole che sia tutto pronto per le 8, capisci? Sì, va bene. Allora mi ha detto che doveva... Ti dispiace dirmi perché te ne stai lì a chiacchierare invece di impegnarti? Sei lì da 20 minuti e non hai ancora finito. Che devi fare di straordinario?
Bentornato, papà. È bello stare a casa, Chris. No, non è vero, non è vero, non ci piace. Non è bello stare a casa, non ci piace. Non è bello stare a casa, non ci piace. Non ti piace neanche papà. Lasciami stare. Tu non sei mia figlia. Dimmi dov'è mia figlia. Sono io tua figlia. No, non lo sei. Ora è in quel maledetto club, non è vero? Quella buona è là, ma ora qui con te c'è la Chris cattiva, molto cattiva. Dimmi come posso riaverla. Dimmelo. Non puoi. Ti bruceresti. Lasciami! Dimmi tu! Sta lontano da me! Chris, smettila! Ti farai male così, smetti! Chris, ti riavrò nell'unico modo che conosco. Robby, smettila! Ti odio!
Cosa fai, Matt? Tom, sei tu. Sono qui per fare dei test sulla tuta. Ma come? Alle 8 di sabato sera? Lo sai come si dice? L'ozio è buon amico del diavolo. Allora perché vedo la paura nei tuoi occhi? Tu non sei uno di noi, Matt. Hai avuto la tua grande occasione, ma l'hai buttata via. Sei un perdente. No, Tom. Noi siamo i vincitori. E dobbiamo sbarazzarci dei perdenti. Buonasera, signor Peterson. Che bel costume. Come va l'auto nuova? Ah, va bene. Davvero molto bene. La festa è dentro? Sì. Prego, entri. Grazie. Ehi, un momento. Chi è? Ciao, Larry. Sono Tom Peters. Sei matto. Sai bene che questa tuta vale 10 milioni di dollari. E ci sono tanti dirigenti che si interessano di imprese spaziali. È un'ottima occasione per far pubblicità alla nostra tuta. Questa è un facsimile, naturalmente. Hai idee sempre originali. Sei un genio del commercio. Ehi, date un po' un'occhiata a Peterson. Lorenz. Visto che bel costume? Peterson vincerà senz'altro il premio. Quello non è Tom Peterson. Thank you.
più. Pensi di potermi sfuggire? O credi che le tue armi possano farmi qualcosa? Papà! Papà! Aiutami! Questa è solo un'illusione, Matthew. Matthew! Papà! Aiuto! Non fare pazzia. Ti farei a pezzi se ti butti giù. Cosa vuoi? Matthew, c'è qualcosa che devi ammettere a te stesso. Tutti coloro che si sono iscritti al club e tutti quelli che hanno oltrepassato la porta della primavera lo hanno fatto volentieri. Ora anche tu puoi scegliere il potere, Matt, e diventare uno di noi. Sottomettiti. Non farlo! Non entrare là dentro! Neanche quella tuta riuscirà a proteggerti. Matthew! Matthew! Rispondimi, Patricia. È prigioniera. È pericoloso toccarla. Molto pericoloso.
Ti libererò, Patricia. Te lo prometto. Ti riporterò indietro, Pat. Ti avevo avvertito, Matthew, dovresti starmi a sentire. Tu ora morirai se cercherai di avvicinarla. Inoltre, quella è la Patricia debole. No. Lei è la Patricia buona. Ho capito che le avete fatto. Le avete tolto tutto l'amore. Tutte le persone buone che si sono iscritte al club, le avete messe qua giù. Ora io rivoglio la mia Patricia buona. Non ne vale la pena. Quando puoi avere me? Oh, Matthew, come sono stata sciocca. Pensando di tentarti col denaro o una posizione. Ciò che tu vuoi è provare il fuoco. Lo sai che è vero. Ora non ti interessa nient'altro. Ammettilo. Tu vuoi me. Voglio mia moglie. Voglio i miei figli. Voglio la mia famiglia. Se voglio ti distruggo, Matt. Posso condannare la tua anima a questo posto per l'eternità. Non credo che puoi farlo. Ti piacerebbe tanto. Ma tutto ciò che puoi fare è mentire, bleffare, tentare. La scelta spetta a noi. Spetta a me. A Patricia. Matthew! Patricia. Ricordi ancora quando ci amavamo? Quando noi due eravamo la cosa più importante l'uno per l'altra. Patricia. Io ti amo. Matthew! Matthew! Io ti amo. Papà! Papà! Non riesco a respirare. Robbie! Non toccatelo. Robbie! Robbie! Ho detto non toccatelo. Robbie, va tutto bene. Va tutto bene. Stupidi, cosa state facendo? State buttando via tutto! Mamma, papà! Chrissy! Non toccatela! Liberatemi! Grazie a Dio. È tutto finito. Dove siamo stati, Matt? Va tutto bene, Pat. Ora siamo a casa e siamo tutti insieme. Ti amo. Anch'io. Vi voglio tanto bene, bambini miei. C'è un grande incendio al club. Lo hanno detto alla radio. È tutta la notte che brucia. Si è fatto male qualcuno? Non lo so ancora. Ci sono tante autopompe dei vigili del fuoco laggiù. Presto, andiamo a vedere. È tutta la notte che non riescono a spegnere quell'incendio. Il club è stato completamente distrutto dal fuoco. Matt.
Non ci sarà più niente. No, non ci sarà più niente. Il mio coniglietto ha fame. È meglio che lo facciamo mangiare. Sì. Andiamo.